E fatemi dire un'ultima parola sull'Europa, perché siamo profondamente convinti che l'Europa vada cambiata radicalmente. E se non lo facciamo noi, se non lo facciamo noi che ci chiamiamo più Europa, non lo facciamo noi che abbiamo proprio per questo la credibilità e l'autorevolezza per dire che abbiamo bisogno di una riforma radicale dell'Europa, che ci ha garantito tutto, tutto. Perché quando questo paese stava per rifare un passetto indietro è stata l'Europa che ci ha tenuto, ci ha aiutato a tenere botta, per non parlare della pace, della prosperità, tutto quello che sappiamo. Ma sappiamo pure che si è inceppata drammaticamente, che lo stallo non è istituzionale. Non se ne esce con un accordo magico, chissà fra quale capi di governo. Se ne esce ritornando alla politica. Se non siamo noi i primi ad avere il coraggio di dire che l'Europa così com'è non funziona più, che non vuol dire che non abbia funzionato, diventiamo quelli che vogliono mantenere lo status quo. Diventiamo noi i conservatori. Diventiamo noi quelli come tutti gli altri. Diventiamo noi come quelli che c'erano prima. E mi sembrerebbe francamente un dato che, oltre a non fare giustizia di quello che noi crediamo e di quello che vogliamo fare, renderebbe più Europa una cosa che non serve a nessuno, francamente. Non servirebbe a noi, non servirebbe agli altri amici di Europa, non servirebbe al paese e all'Europa che vogliamo costruire.